Il telefono di fianco al camino, a portata di mano. A destra la porta del salotto e il corridoio. In fondo al corridoio la porta di ingresso. Potrebbe venire qui direttamente. Suonerebbe la porta. Chi è? Io. O magari telefonare. Sono tornato. Preavvisi nessuno, solo la telefonata. O magari direttamente il suo arrivo. Ma torna. Fatto sta. Mica è un caso speciale. Mica c'è una speciale ragione per cui non debba tornare. Perché torni neppure. No. Ecco, può tornare. Questo sì, può tornare. Suonerebbe la porta. Chi è? Io. Ne succedono di cose dopo tutto, no? Io devo stare attenta. Non devo farne io qualcosa di straordinario. Straordinarie sono le cose che non succedono. Io devo essere ragionevole. Aspetto Roberto che deve tornare. Il telefono squilla. Pronto, ci sono novità? Ho detto, ci sono novità, ci sono novità, ci sono. Sì, perché anche a questo serve il telefono, no? Io bisogna che me lo ripeta. Io non posso urlare e lasciarmi in pace, devo rispondere. Non posso mettere giù, ho detto, ci sono novità! Signora, la chiamo per informarla che oggi anche Belsen è stato liberato. Signora, forse lei lo sapeva già. Io... Chissà se farò ancora la solita domanda. Chissà se farò sempre e solo la solita domanda. Eccola. Lei mi deve scusare. Ma che cosa ne pensa? No, perché io sono preoccupata. Che cosa ne pensa? Perché io comincio ad essere davvero molto, molto, molto preoccupata. Che cosa ne pensa? Perché signora, lei deve stare calma. Io conosco una donna, madre di 3 figli, che aspetta il marito da 4 mesi. Lei deve stare calma, lei deve stare calma, lei deve stare calma. Sì, va bene, ho capito, però adesso devo andare, eh? Mi scusi, ma devo andare. Chiudo il telefono e non mi muovo. Ha detto. Signora, lei lo sa... Belsen è stato liberato. Un altro campo liberato. Uno in più. Lui non me lo ha detto, ma io lo so da me. Le liste usciranno domani mattina. Sempre più liste e sempre meno nomi. Più liste, meno nomi, più liste, meno nomi e mai... Mai il suo di nome, mai, fino a che sarò io a leggere. Mai. Adesso è venuto il momento che io mi muova. E allora cammino. Cammino e dormo. Le mani affondate nelle tasche e le gambe che vanno avanti da sole. È impossibile smettere di camminare. Io sono magra, io sono asciutta, io sono una pietra, è un mondo che finisce e io non muoio contro nessuno. È una morte semplice e il momento mi è del tutto indifferente, perché morire non sarà raggiungerlo, no? Morire sarà smettere di aspettarlo!
Se torna andremo al mare. La cosa che gli piacerebbe di più, se torna andremo al mare, e sarà estate. Oh sì, sarà piena estate. Comunque sia, io morirò, No, dico, anche se torna, io suonasse adesso la porta. Chi è? Io! L'unica cosa che potrei fare è aprire la porta e morire. Ma se torna andremo al mare, sarà estate. Io, lui piacerà, gli farà bene anche. Io ho un vento salato nella testa che mi impedisce di ragionare. Non lo so dov'è, ma io so che vive. So che è in qualche punto della terra, per conto suo, a respirare. E allora mi posso riposare, no? Poco. Io, se torno andremo al mare, sarà estate. A lui piacerà, piacerà. Io già lo vedo. Io già lo vedo, lui arriverà, camminerà sulla sabbia e arriverà vivo alla riva. E poi guarderà il mare, il cielo, le nuvole. A me basterà guardarlo. Io, per me, non chiedo niente. Che ore sono? Che ore sono? Devo andare a casa. Devo andare a casa. Davide. Davide mi sta aspettando. Novità? Sì, perché adesso non mi si dice più buongiorno, non mi si chiede più come stai, soltanto novità e io nessuna, novità nessuna, novità nessuna. Dimmi qualcosa, Davide non mi dice più che sono una pazza malata, non mi dice più che non ho il diritto di fare impazzire gli altri, no? Mi guarda e mi dice, non c'è nessuna speciale ragione per cui non debba tornare. E sorride. Anche Davide è magro, basta che sorrida perché gli si increspi tutto il viso. Lui è un nostro amico. Viene qua una, due volte al giorno, si trattiene per un po', io non lo so come farei senza di lui, dico davvero. Ma da qualche giorno lui mi mente. Da 7, 8 giorni, io lo vedo, lui mi sta nascondendo qualche cosa. Fino a qualche tempo fa, Davide mi veniva vicino, mi prendeva la mano e mi diceva, Roberto tornerà, io te lo giuro. Adesso si sta domandando, io lo so, se non sia il caso di smettere di amplificarla, questa speranza malata. Perché? Perché non ci danno più sue notizie? Che notizie vuoi che ti diano? Sono ancora migliaia i campi che gli alleati non hanno raggiunto, migliaia i deportati che non sono stati liberati. Io sono preoccupata, anche io sono preoccupata, io sono preoccupata, siamo tutti preoccupati, io sono preoccupata, non c'è nessuna speciale ragione per cui non debba tornare, e se torna andremo al mare. E andiamo avanti così delle ore, fino a che chiedo a Davide di giurare. Di giurare che Roberto tornerà. E allora Davide giura, giura, giura che Roberto tornerà dai campi di concentramento. Vanno avanti i giorni, uno uguale all'altro, tutti fissando il muro, fino a che non arriviamo al 23 di aprile. Suona il telefono. È notte. Mi alzo e accendo la luce. La sveglia segna le 5:30. Pronto? Una voce. È Davide. Si è fermato a dormire qui. Pronto? Sì, il numero è giusto. Sì, è Roberto. Pausa. Mi avvicino. Voglio strappare il ricevitore dalle mani di Davide, ma è impossibile farcela. Allora questi compagni.
compagni, tiro con tutte e due le mani, ma lui tiene troppo forte. Queste notizie, tiro, tiro, fino a che lui non stacca il ricevitore dall'orecchio. Mi guarda e mi fa, è Roberto, lo hanno trovato. Io che non sono più io grido, non è vero! Sì, lo hanno visto, due giorni fa, era vivo! Lasciatemi stare, lasciatemi stare. Davide non tenta di avvicinarsi, Davide non tenta di sollevarmi, dice soltanto il mio nome, piccola, piccola Margherita. Viva. Due giorni fa. Vivo come voi. Vivo come me. E c'è qualcuno che dice, piccola, piccola Margherita. Adesso Davide ride e ha una gran voglia di parlare. Lo andrò a prendere, ma prima fammi un caffè. E ride, e anche tu devi prendere un caffè. E rido, ma come abbiamo fatto? Dice, a pensare che Roberto non ce l'avrebbe fatta. È furbo, Roberto. Si di sicuro si sarà nascosto all'ultimo momento. E noi, che pensavamo che lo avrebbero preso per via di quella sua aria. E va in bagno. E io rimango qui. Per via di quella sua aria. È vero. Non ha un'aria comune, Roberto. Sembra sempre distratto, eternamente in viaggio nel cuore di un'assoluta bontà. E io qui, in viaggio nel cuore di un dolore assoluto. Pensare. Fare il caffè. Il caffè è pronto. Bere il caffè nel gusto del caffè caldo. Lui. Vivo. Yeah.